Da Conad non trovate dei semplici soci. Ci impegniamo ogni giorno a valorizzare i prodotti migliori del nostro paese. Ascoltiamo tutti e creiamo valore per tutti, dal produttore al cliente. Tu non mi basti mai. Senza girarci troppo attorno, una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. Noi quando siamo partiti da Bergamo ci siamo detti dalla 20ª alla 15ª posizione è un grande risultato e quindi vi lascio immaginare quanto ci aspettassimo di arrivare poi alla fine effettivamente al terzo posto sul podio. Comunque siamo un po' Ringo Starr, cioè la filosofia della canzone l'abbiamo rispettata anche l'abbiamo stavolta. Rispettata precisa. E è strano perché è un pubblico nuovo, quello di Sanremo, come ben sapete, che insomma in larga parte magari anche non ci conosceva, eppure ci ha dato tanto, quindi grazie veramente e siamo contentissimi, non so che dire, grazie. Io sono veramente, veramente, veramente soddisfatto e contento di questo secondo posto. Anche perché grazie dell'applauso, anche perché l'ho già dichiarato nei giorni precedenti, io il mio festival me lo sono già vinto dal punto di vista personale, perché era un po' un esperimento per me tornare al festival con una canzone come Viceversa, che ovviamente ha dei crismi diversi da quelli, insomma, ve l'ho già detto, da quelli dell'Occidentali Scarma che mi ha visto vincitore. E sono rimasto estremamente meravigliato e in positivo di tutta la risposta che c'è stata da parte del pubblico, perché a dati alla mano comunque sono, insomma, mi sembra di, ora non mi ricordo, dovrebbe dirmelo il mio staff, però insomma sono, c'è una grande risposta anche a livello numerico, cioè per quanto riguarda le classifiche, charts e quant'altro, e mi vede ai primi posti, tante visualizzazioni con il videoclip, e quindi io sono veramente soddisfatto di questo aspetto. E considerato il fatto che so cosa vuol dire provare ad esporsi al Festival di Sanremo portando la propria musica, e lo dico da cantautore questa cosa, da chi si fa e si canta le canzoni, io prima parlavo con Diodato sinceramente e non voglio passare da buonista, sono veramente contento che lui abbia raggiunto questo risultato, perché è un artista che si merita di avere in questo momento questo tipo di posizione, perché è un artista vero, un artista che scrive le canzoni e canta con l'anima aperta, e quindi sono qua a fare un applauso a Diodato. Ale, grazie. Vincitore della 70ª edizione del Festival di Sanremo. Un applauso. Grazie, grazie mille, grazie. Che effetto fa? Sinceramente ci sto capendo veramente poco. Voglio essere sincero, è una sensazione stranissima, perché il festival è fatto anche di attese lunghissime. E devo dire, ti carichi di un'emotività che non sei in grado di gestire. Sono sconvolto perché sin dal primo giorno di questo festival mi sono sentito comunque accolto con un calore che non mi aspettavo. E ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata che mi riempie di gioia, ma soprattutto mi rende felice anche per tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni, dagli inizi, e che hanno fatto con me un passetto alla volta, e poi la mia casa discografica, tutta questa famiglia che si è creata intorno a me, e che è una famiglia veramente piena d'amore, che oggi sta godendo con me. Sono veramente felice di poter condividere con loro questi premi.
diciamo che è uno strabilancio, nel senso che potremmo titolare record per il Festival di Sanremo del millennio. Dobbiamo tornare senza enfasi al 99 per avere una media complessiva di share delle 5 serate pari al 54,94, quindi davvero non si raggiungeva la media complessiva delle 5 serate dal 99, quindi mi sento di enfatizzare ma davvero con rigore che è il record del millennio. Sapete che ieri sera lo share complessivo della serata è vicino al 61%, 66, con una prima parte che ha raggiunto il 56,8 con oltre 13 milioni e 600 mila spettatori, la seconda parte è rilevata appunto fino alle 2, siamo al quasi 69% con 8 milioni 969 mila teste, insomma durante la parte finale oltre a picchi di share erano sopra il 70%, avevamo più di 7 milioni all'ascolto, quindi davvero in questi casi non servono parole, servono ringraziamenti alla serietà di Amadeus come direttore artistico e come ovviamente conduttore e padrone di casa, il ringraziamento a Fiorello per essersi messo in gioco con grandissima generosità in nome dell'amicizia con Amadeus, ma anche in nome della sua generosità nei confronti di Rai. Fiorello ha una grandissima contentezza quando lavora in Rai, torna in Rai, conosce tantissimi di noi e quindi gioca in casa, sul palco gioca con improvvisazione. Ripeto, davvero la vittoria spetta ad Amadeus, a lui, a Tiziano Ferro, a tutta la squadra di lavoro. Dopo Nonno Hollywood sei protagonista con Baciami Adesso, una canzone più leggera rispetto ai tuoi classici testi. Ma più leggera no, nel senso che è un altro tipo di argomento, sicuramente è diversa da Nonno Hollywood, ma mi auguro di non scriverne più perché vorrebbe dire che mi dovrebbe morire un altro parente, e quindi spererei di no. E è una canzone d'amore, di passione, una canzone che parla di sentimenti comunque, e forse è una canzone che può riguardare magari più persone e non fa piangere, ecco. L'unica differenza la trovo questa cosa qua. Come cover Ti regalerò una rosa di Cristicchi. Hai mai avuto paura di un confronto? No, perché mi piace l'idea di fare una cosa insieme e la trovo una cosa che un orgoglio che mi porto qua a Sanremo, e il fatto che lo abbia accettato, abbia scelto di venire, sono felice, cioè. Il 14 febbraio esce Nigio, quindi il tuo nuovo album. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma è un album diverso dal solito, nel senso che sono 8 stanze, sono 8 canzoni completamente diverse da loro. Baciami Adesso è l'unica canzone, tra virgolette, romantica dell'album. E ci sono varie storie, c'è un duetto con Panariello, dove lui recita un monologo e sono molto contento. Cosa ne pensi di questo Festival di Sanremo e di tutte le polemiche che sono sorte attorno a lui? Ma le polemiche ci sono sempre, alla fine io penso che ho 4 giorni per poter cantare davanti a un sacco da un pubblico enorme, e quindi penso a quello. Penso a farmi quei 3 minuti bene e basta, il resto non mi riguarda nemmeno, perché fondamentalmente fra una settimana è finito tutto. Quello che rimane poi sono le canzoni. Siamo al Conad City per mare, qui con noi c'è il responsabile Franco Lupi. Ci troviamo proprio nel reparto ortofrutta e verdura e iniziamo proprio da qui allora.
Sì, siamo all'ingresso del supermercato nella zona più colorata che rispetta un po' il nostro modo di operare con, attraverso anche dei prodotti freschi e ben esposti con un assortimento naturalmente adeguato per un servizio giornaliero per i nostri clienti che ci vengono a visitare giornalmente, appunto. Parlando di reparti, c'è la panetteria, la gastronomia, la macelleria, insomma qui si trova tutto. Sì, il nostro chiaramente punti di forza sono proprio i reparti che lei ha appena elencato, i reparti freschi per una spesa quotidiana basata appunto su prodotti genuini, freschi, di qualità, che vengono lavorati nei reparti dai nostri ragazzi professionisti, direi, e poi completata naturalmente con i generi vari presenti a scaffali per un assortimento mirato proprio per una spesa giornaliera. E poi c'è il punto surgelati, molto ampio. I surgelati sono parte integrante di questo assortimento che completano appunto il nostro modo di presentarci ai clienti. Qui il cliente trova anche un ampio parcheggio. Sì, il nostro parcheggio siamo situati in una zona centrale di Sanremo, per cui è importante per noi avere questo parcheggio perché permette anche che è sotto il supermercato e che è raggiungibile naturalmente con un ascensore che permette ai clienti di con tutta comodità di poterlo usufruire con la spesa anche importanti di una certa importanza. Siamo nella settimana del festival e anche voi avete voluto in qualche modo fare un omaggio ai 70 anni di questo Sanremo. Sì, è una settimana che noi sentiamo molto, specialmente quest'anno che compie 70 anni, è un traguardo importante e noi lo abbiamo voluto così in qualche modo accompagnare attraverso delle note musicali, una preparazione anche del punto vendita adeguata all'evento e facendo anche dei pannelli che riprendono un po' quelle che sono state le canzoni vincitrici degli anni che ormai tutti conoscono, quindi l'abbiamo un po' addobbato all'evento. Da Conad non trovate dei semplici soci. Ci impegniamo ogni giorno a valorizzare i prodotti migliori del nostro paese. Ascoltiamo tutti e creiamo valore per tutti, dal produttore al cliente. Senza girarci troppo attorno, una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose.